Ciao! In questo video ti dico per sommi capi che cosa sono questi quattro percorsi di musica per lo studio del pianoforte. Allora abbiamo un percorso di studio tecnica pianistica, un altro percorso di studio musica libera, un altro ancora corso base ed infine corso avanzato. Quindi per ciascun argomento avrai conseguenzialmente dei video. Quindi se ti interessa il discorso della tecnica pianistica, potrai cliccare sull'immagine e sarai indirizzato nell'area dedicata a questo argomento e potrai quindi vedere i video disponibili da poter scaricare. Allora ti vado a dire grosso modo i contenuti di questi quattro argomenti. Tecnica pianistica, quindi lo dice il nome, quindi tutti i video saranno relativi a questo argomento. Quello che ti posso dire è che questa tecnica pianistica, che è la tecnica pianistica che ti vado ad illustrare, ad insegnare attraverso esercizi specifici, teorici e pratici, è completamente diversa da quella che si insegna di solito. Quindi noi non utilizziamo le cadute, non utilizziamo il rilassamento, noi non utilizziamo solamente le dita, ma andiamo ad utilizzare tutto il nostro braccio, quindi attraverso le giunture che abbiamo, quindi la giuntura del polso, possiamo muovere la mano, la giuntura del gomito, possiamo muovere l'avambraccio, la giuntura della spalla, il braccio e via dicendo. Quindi coordinando tutte queste parti del nostro braccio andiamo a suonare il pianoforte. Ti posso dire che una volta iniziato questo discorso, questo studio, questo approccio, non tornerai più indietro. Poi, musica libera invece è un percorso particolarissimo, cioè nel senso che andiamo proprio nel cuore della musica, cioè nel senso faremo un percorso di studio con un approccio totalmente improvvisativo, ma ciò non vuol dire improvvisare, vuol dire avere un approccio libero, un approccio di ricerca nei confronti di tutto il materiale poi che ti vado ad indicare, quindi ti faccio ragionare su tutti quegli argomenti che servono per suonare il pianoforte nella maniera libera, nella tua maniera, e quindi di conseguenza risulta essere un percorso molto particolare e stimolante. Sarai capace a suonare ed a scriverti le tue melodie ed accompagnartele. Ma allo stesso tempo ti devo dire che il percorso non è semplice, proprio perché andiamo a studiare tutti quegli elementi che servono per creare musica. Poi, questi due percorsi di studio, corso base e corso avanzato, hanno la stessa tipologia di studio, cioè nel senso che sia nel corso base che in corso avanzato tratteremo argomenti di natura jazzistica, interpretativa e via dicendo, con la sola differenza che il corso base partirà da zero, quindi sarà un percorso adatto a tutti coloro che non hanno mai toccato il pianoforte, mentre il corso avanzato per chi già ha studiato o studia pianoforte. Ok, per ora è tutto, ciao